Amiche e amici di Super J, buonasera, benvenuti, bentornati a questa nuova puntata di Abruzzo d'Eccellenza, la trasmissione dedicata al principale campionato dilettantistico abruzzese. Siamo pronti per raccontarvi l'ottava giornata di andata della stagione 24-25 con i nostri servizi e le nostre interviste, ma come di consueto apriamo questa nuova puntata lanciando il nostro Super Spot. Gol messi a segno in questa ottava giornata, 5 vittorie in casa, 2 vittorie in trasferta e 2 pareggi. Questo il bilancio complessivo, ma con l'aiuto della grafica, ringraziando Pietro Baldassarre e Francesco Di Carlo per quanto riguarda la regia, andiamo a vedere tutti i risultati. Capistrello Renato Curi Angolana 1-2, Folgore Delfino Curi Pescara Lanciano 5-1, Giulianova Virtus Cupello 5-0, Vidiana Sulmona Mosciano 2-1, Provasto Celano 3-1, San Buceto Penne 0-0, San Salvo Montorio 88 1-1, Spoltore Castelnuovo 0-5, Torrese Pontevomano 3-2. Vediamo la classifica con la Renato Curi Angolana che si conferma in vetta a quota 18 punti, segue Lovidiana Sulmona a quota 16, Folgore Delfino Curi Pescara 15, Torrese e Celano 14, Castelnuovo 13, Giulianova 12, Penne San Salvo a quota 11, San Buceto 10 punti, Provasto, Mosciano, Montorio 88 a quota 9, a quota 8 Pontevomano e Lanciano, Virtus Cupello 7, Capistrello 6, chiude lo Spoltore con 5 punti. Prima di cominciare con i servizi per raccontare l'ottava giornata di andata del campionato di eccellenza maschile, andiamo a vedere comunque quanto è successo nel campionato di eccellenza femminile, anzi per essere precisi nella Coppa Italia. Si è giocato infatti questa mattina il match tra Cantera e San Gregorio che è terminato con il risultato di 5-0. Ci racconta tutto nel servizio Cristian Carchesio con le immagini di Massimo Lupacchini. Al Capra Resi si gioca l'accesso alla finale nell'ultima gara dei gironi di Coppa Abruzzo contro un San Gregorio che scende in campo con tante seconde linee e tanti volti giovani. La Cantera impiega solo 1 minuto e mezzo per passare in vantaggio con Fusco che anticipa Scimia, la supera e insacca nella porta vuota la rete dell'1-0. La squadra di casa continua a spingere e sfiora il secondo gol con il doppio tentativo di Limongi dopo una bella imbucata di Fusco. Raddoppio che arriva al 15esimo, Udine non riesce ad allontanare di testa e ne approfitta Cobo con un bel diagonale al volo che si infila all'angolino. La Cantera è in totale controllo e al 23esimo realizza la terza rete. Brava Gatta che recupera il pallone in mezzo al campo e serve subito Fusco in verticale. La numero 8 ha spazio per controllare e far partire il tiro che Scimia non riesce a respingere. Nel finale di tempo cresce il San Gregorio che prova a reagire e si rende pericoloso con la conclusione dal limite di Valente. La Cantera parte forte anche nella seconda frazione, sfiora il poker dopo un minuto con Limongi. Al 13esimo altro brivido per il San Gregorio sul cross di Fusco che diventa quasi un tiro e si stampa sulla parte esterna del palo. Un minuto più tardi ancora protagonista la numero 8 che calcia da ottima posizione ma non riesce ad angolare la conclusione. La Cantera attacca sempre più insistentemente e chiama Scimi agli straordinari. L'estremo difensore ospite si salva con un triplo intervento di piede. La numero 1 però al 31esimo regala di fatto il quarto gol alla Cantera con un errore che Limongi e Fusco sfruttano per la tripletta personale della numero 8. Al 36esimo sfortunata Gatta, bellissima la sua conclusione che centra in pieno il palo. Quinta rete che arriva al 41esimo con un gran tiro di Di Credico che si infila all'angolino ed è il gol decisivo per il primo posto nel gruppo B. Con questa vittoria la Cantera chiude con 7 punti al pari della Virtus Sanxanum, ma grazie alla miglior differenza reti stacca il pass per la finalissima. Mister, una bella vittoria oggi e avete passato il turno, dunque una bellissima giornata oggi per voi. Sì, sì, grazie. È stata una giornata particolarmente felice, e anche perché c'è stato il ritorno del nostro capitano Fusco, e un punto di riferimento per la squadra sia in campo che fuori. È un ritorno importantissimo per noi. Oggi è andata bene, abbiamo giocato contro una squadra giovane, ben organizzata con delle buone individualità
però sicuramente le motivazioni hanno fatto la differenza. Però complimenti al San Gregorio, che secondo me in campionato darà sicuramente filo da torcere a tante squadre. Mister, è arrivata una sconfitta per 5-0, al di là del risultato, come giudica la prestazione delle sue giocatrici? Ma guardi, noi oggi siamo venuti qui perché la partita non aveva più significato per noi, perché stavamo fuori dalla qualificazione. Siamo venuti con 7 titolari in meno. Ho dato spazio alle ragazze che durante la settimana si allenano, e quindi è giusto che anche loro giochino una partita, diciamo, per capire anche, diciamo, come si gioca in mezzo al campo, perché oggi c'erano 3 2009, un 2010, quindi voglio dire, è giusto che queste ragazzine giochino. E passiamo adesso al campionato di eccellenza maschile. Cominciamo il racconto di questa ottava giornata con il derby tra Torrese e Pontevomano, che è stato vinto dai giallorossi con il risultato di 3-2, quarta vittoria stagionale e posto in zona playoff ampiamente confermato. Ci racconta tutto nel servizio Stefano Veceglio con le immagini di Gilberto Marinozzi. Va in scena il derby tutto teramano al comunale di Castelnuovo tra Torrese e Pontevomano. Due squadre che arrivano da momenti diametralmente opposti. Due successi di fila per la Torrese, due sconfitte nelle ultime uscite invece per la squadra di Cifaldi, ancora a secco di vittorie in trasferta. Match che si sblocca subito per la Torrese in maniera fortuita al primo minuto. Besana prova un cross dalla destra a traiettoria beffarda che sorprende Natale, si insacca in rete per il vantaggio dei padroni di casa. La squadra di Cristofari gioca a memoria. Al nono 1-2 spettacolare che libera Besana sull'esterno. Il numero 7 premia l'inserimento di Di Francesco che col piattone griffa il 2-0 Torrese. I giallorossi, oggi in maglia blu, volano sulle ali dell'entusiasmo e al 13° calano il tris, ancora con un super Besana che si tuffa di testa su imbeccata di Pietro Paolo e fa il 3-0. Primo quarto d'ora shock per il Pontevomano, che al 25° prova però ad accorciare le distanze con il colpo di testa di Centorame, specialità della casa dell'ex Vastese, su punizione di Capitan D'Orazio. Dopo un primo tempo pirotecnico, ripresa che si apre vibrante. La squadra di Cifaldi rientra dagli spogliatoi con spirito battagliero e al 5° riaccende le speranze di rimonta. Percussione di Giordano, tiro sporcato e ancora Centorame che ripulisce col piedone e insacca bomba per il 3-2 giallonero. Aumenta la pressione del Pontevomano, ma al 20° spaventa tutti in Bup, che di testa sugli sviluppi da calcio d'angolo fa tremare la traversa degli ospiti. Al 27° Di Eleuterio ci prova con un tiro a giro dal limite, bravo a respingere di pugno bomba. È l'ultimo brivido del match, la Torrese strappa 3 punti nel derby e si porta a casa la 3ª vittoria consecutiva. Esce sconfitto ma a testa alta il Pontevomano, che paga il pessimo avvio di partita e deve registrare una nuova sconfitta dopo Sulmona e Vasto. Mister Cifaldi, sicuramente un risultato non sperato, però l'atteggiamento in campo che si è visto è stato un buon atteggiamento, ci avete messo tutto, avete giocato un secondo tempo ottimo, anche alla fine del primo tempo siete rientrati in gara. Abbiamo giocato male 10 minuti, siamo stati capaci di prendere 3 gol, è chiaro che recuperare è difficile, però oggi la partita l'abbiamo fatto soltanto noi. Io se mi metto a elencare quante volte hanno passato la metà campo, a parte i primi 10 minuti, siamo stati sempre noi in partita facendo degli errori a livello difensivo. Quindi se devo rimproverare la squadra, gli posso rimproverare che i primi 10 minuti stavamo ancora negli spogliatoi e chiaramente abbiamo regalato su un piatto d'argento a una squadra forte il risultato. È chiaro che penso che per noi, penso che ci poteva stare anche il pareggio, sembrerà strano, però penso che ci poteva stare il pareggio. Però prendiamo atto di questo. L'atteggiamento non è stato giusto all'inizio, speriamo di migliorare questo gap, però sappiamo che se vogliamo riusciamo a giocare anche a certi ritmi, quindi speriamo che queste lezioni servano per il proseguo. Mister Cristofari, un super inizio, poi avete avuto qualche difficoltà, una partita difficile, però questa è la 3ª vittoria consecutiva, il 6° risultato utile di fila, una buona Torrese che si è rimessa nei binari giusti dopo
un inizio, diciamo, non positivo di campionato. Io aggiungo settimo risultato perché per noi la vittoria di Sulmona è un risultato che il campo ha decretato, purtroppo paghiamo colpe non nostre, quella partita ci è stata tolta, ma al di là di questo abbiamo avuto un approccio importante alla partita oggi, abbiamo avuto la fortuna dopo un minuto di trovare un gol fortuito, dopodiché i ragazzi hanno interpretato bene la partita, siamo andati sul 3-0, potevamo fare anche un risultato un pochettino più ampio, poi loro hanno trovato l'episodio per riaprire la partita, sapevo che sarebbe stata una partita complicata, nel secondo tempo ci siamo fatti gol da soli e da lì è nata un'altra partita perché il Ponte Romano ci ha creduto, è cresciuta, ci ha messo lì alle corde, noi abbiamo sofferto. E siamo stati anche bravi, con un pizzico di fortuna l'abbiamo portato a casa, ma credo che insomma faccio i complimenti ai ragazzi perché era una partita che temevo particolarmente, quindi allunghiamo la serie positiva, siamo contenti, ma come dico sempre ai ragazzi, è già terminata e siamo già pronti per martedì per preparare la prossima battaglia. E dalla vittoria della Torrese passiamo adesso a un'altra vittoria importante, ovvero quella della Provasto. Per la formazione biancorossa è la seconda vittoria in questa stagione 24-25, ma viene insomma ottenuta con uno scalpo prestigioso, ovvero quello del Celano. Vittoria per 3-1, ci racconta tutto nel servizio Antonio Del Borrello con le immagini di Edoardo Daddario. Gode la Provasto di Ventrella e Vino, seconda vittoria consecutiva, prima della stagione all'Aragona, trisfelice e anche il Celano si inchina. Nell'ottavo turno d'eccellenza all'Aragona i biancorossi si sono imposti 3-1 sul Celano con i gol di Amaral, Formisano e Montano. Per gli ospiti non è bastato l'Eurogol di Selle. Con le immagini curate da Edoardo Daddario, il primo sussulto della domenica arriva al decimo minuto. Dalla destra, pericoloso tiro cross di D'Angelo che non viene raccolto da nessuno. L'azione prosegue. Palla al limite tra i piedi di Formisano che calcia ma viene chiuso. Al minuto 22, altro squillo biancorosso. La conclusione da fuori di Capitan Tafili viene sporcata in angolo. Un minuto più tardi, sugli sviluppi di un corner, in mischia, Galan impatta, ma la sfera finisce tra i guantoni di Venditti. Gli ospiti escono dal guscio. A centro area, giocata di Bruni. Decisiva la chiusura di Galan. 60 secondi più tardi, conclusione di Massa, parata senza problemi da Palermo. Al 42esimo la Provasto trova il vantaggio. Venditti prova a servire Michetti, sfera che però viene intercettata da Maral che decide di concludere sul primo palo battendo l'estremo ospite. Prima di rientrare negli spogliatoi i vastesi sfiorano il raddoppio, ma la punizione di Ramirez termina al lato di millimetri. Al secondo della ripresa Arrocchino, già ammonito nel primo tempo, viene mostrato un altro giallo, espulsione e Celano in inferiorità numerica. La Provasto ne approfitta e si esalta. Al sesto, cross dalla sinistra di Bellino, colpo di testa debole per Ramirez. Un minuto dopo però arriva il raddoppio. Conclusione dal limite del 2007 Formisano, traiettoria sporcata e Venditti battuto. Non finisce qui perché al nono arriva il tris biancorosso. Dalla destra, pennellata di D'Angelo, sul secondo palo c'è Montano che manda in estasi i vastesi. Sembra finita, ma i marsicani hanno un sussulto e con l'Eurogol di Selle al 15esimo danno ancora vita alla ripresa. Ci credono molto di più quando si ristabilisce la parità numerica in campo. Corrado stende Bruni lanciato a rete ed è cartellino rosso anche per il centrale difensivo salentino. Al 32esimo Bruni si invola verso l'area, chiusura provvidenziale di Garilli in tandem con Palermo. Al 43esimo Acosta incorna ma non trova lo specchio. È l'ultima occasione di un secondo tempo combattuto sotto un violento acquazzone e con tanti cartellini sventolati. Il Celano cade dopo 4 turni utili, la Provasto conquista la seconda vittoria consecutiva, tocca quota 9, si allontana dai bassi fondi e torna a respirare. Vice allenatore Iezzi, la leggerezza a fine primo tempo del portiere Venditti e il rosso a inizio ripresa di Rocchino hanno segnato la sfida per il Celano. Cadete dopo 4 turni utili, che cosa è mancato oggi qui all'Aragona? Ma guardi, noi passiamo sulla prima leggerezza del portiere, ci sta una giocata al basso, un errore tecnico, però diciamo che la seconda, l'espulsione, è stata un'ingenuità forte del nostro giocatore e da lì è calato un po' il sipario. Da quell'espulsione sembra che con 3 minuti ci hanno fatto 2 gol, non è stata controllata
il post, non è stato controllato il post espulsione, 10 minuti di follia, abbiamo compromesso tutto. Il primo tempo abbiamo retto bene, ecco, l'errore del portiere ci può stare. A microfoni spenti, il vice allenatore del Celano ci ha detto che la Provasto è una squadra forte e che corre tanto. Dopo alcune partite in cui non avevate raccolto quanto forse avreste meritato, sono arrivati 6 punti in rapida successione. Anche oggi c'è stata la prestazione. Adesso si inizia a vedere la vera Provasto che gioca e raccoglie. Sì, no, dai, mancavano semplicemente i punti della vittoria e adesso ci sta girando e quindi continuiamo a volare bassi e sfruttiamo l'onda. Ma non è cambiato niente dall'inizio, voi avete sempre continuato a lavorare sodo durante la settimana, ma in queste ultime settimane vi siete rinforzati ancora di più, siete ancora diventati più forti come gruppo. Sì, sì, esatto, come gruppo. Siamo rimasti gli stessi interpreti, però ci siamo raccolti guardandoci negli occhi e fidandoci l'uno dell'altro. Ma questa Provasto può ambire solo alla salvezza? Questa Provasto non chiude nessuna porta, lascia tutto aperto e speriamo di raccogliere un buon risultato. Andiamo adesso a Spoltore, dove il Castelnuovo ha vinto nettamente con il risultato di 5-0, quarta vittoria per i ragazzi di mister Del Zotti. Ci racconta tutto nel servizio Lino Nazionale. Non c'è stata partita tra Spoltore e Castelnuovo, il 5-0 con cui i neroverdi di Francesco Del Zotti hanno espugnato il Caprarese racchiudono in sintesi il divario tecnico tra due squadre con obiettivi diametralmente opposti: azzurrana di Stefano Bellin, lotta per la salvezza, Castelnuovo che darà del filo da torcere alle formazioni più blasonate e che di certo reciterà un ruolo di primo piano sino al termine della stagione. Una manita ospite che contempla la tripletta di Francesco D'Antonio, giocatore prezioso dello scacchiere di Del Zotti, così come Piscopiello, autore di 2 assist e 1 gol. Tra i padroni di casa superlativa la prova di Palena, nonostante i 41 anni resta uno dei portieri più affidabili della categoria. Ed è merito suo se il risultato alla fine non ha assunto contorni più marcati. Gli ospiti hanno messo in mostra una capacità di palleggio interessante con massimo 2 tocchi, così come interessante Salvemini, che sulla fascia sinistra ha rappresentato spesso un problema per i locali. Classe 2014. Un diamante grezzo da affinare. Primi 20 minuti equilibrati, anche se sin dalle prime battute il Castelnuovo ha lasciato intendere di voler fare la partita. La domenica impegnativa di Palena inizia già al secondo minuto col tiro di Maroto, che ci proverà anche più tardi. Valiente lì davanti appare in ombra, ma fa un lavoro scuro per creare spazi ad Antonio e per l'inserimento di Maroto. Prima tegola per lo Spoltore, si fa male Esposito, dentro Comignani, mister Bellè è costretto a stravolgere la squadra e alla mezz'ora arriva il vantaggio ospite, dopo che in precedenza era stata annullata una rete per evidente offside. Piscopiello pesca bene in area ad Antonio, che controlla di petto prima di scagliare un gran sinistro in fondo alla rete. Locali che hanno subito l'opportunità di pareggiare, ma il tiro di Ventola viene disinnescato da Caputo. E un attimo dopo, il minuto 34, arriva il 2-0 per i neroverdi con un colpo da biliardo del liberissimo D'Antonio, ancora su assist di Piscopiello. Terrenzio al 37esimo lascia i suoi in 10, prima commette fallo rimediando il giallo, non contento manda a quel paese l'ottimo De Iulis di Lanciano che gli mostra il rosso diretto. Nella ripresa cala subito il sipario sulla gara, dopo 40 secondi Piscopiello, prestazione sontuosa la sua, timbra il cartellino per la terza marcatura. Palena è l'ultimo ad ammainare bandiera, nega la rete a Valiente con questo guizzo felino. Piove sul bagnato in casa Spoltore quando si fa male anche Iezzi, al suo posto Rastelli. Il 4-0 arriva al 19esimo per la tripletta personale di D'Antonio, che poco dopo lascerà il campo per Cichella. Lo Spoltore è ormai sparito dai radar e dopo l'ennesima prodezza di Palena arriva il definitivo 5-0 di Ortiz di testa, che poco prima era subentrato a Valiente. Il Castelnuovo ha mandato un messaggio chiaro al campionato e domenica avrà in casa la Folgore di Bonati. Lo Spoltore deve dimenticare in fretta il 5-0 perché è in arrivo uno scontro diretto a Cupello contro la Virtus. Mister, siete stati in partita sino all'1-0, avevate avuto anche l'occasione per pareggiare poi il 2-0, ma diciamo che la gara è stata un po' compromessa dall'espulsione di Terrenzio.
Sì, no, diciamo che sì, a parte che abbiamo tenuto il campo bene i primi 20 minuti, però abbiamo già affrontato una squadra che non c'entra niente con questa categoria, sarà costruita in una maniera perfetta. Poi è normale che quando tu vai in 10, la squadra che si devono salvare vanno in 10 in inferiorità numerica, poi inizia a essere dura. Però io oggi ho visto, come ho visto l'Angolana 2 settimane fa e il Castelnuovo oggi, ho visto due squadre forti. E purtroppo quando vai incontro a partite del genere tu devi essere perfetto, se non lo sei perdi. Palena è stato il migliore in campo. Sì, per fortuna abbiamo un portiere importante come Alceo che ci toglie parecchie castagne dalla brace, però oggi non possiamo mollare, non possiamo essere così passivi. Cioè, oggi in merito agli avversari che hanno fatto, ti ripeto, una partita di un livello altissimo. Mister Del Zotti, una partita praticamente perfetta oggi contro lo Spoltore. Sì, guarda, secondo me il risultato può ingannare, perché sapevamo che non sarebbe stata facile, sapevamo che di incontrare una squadra molto esperta, e se non avessimo fatto la partita perfetta secondo me non saremmo usciti qui col massimo risultato. È normale che l'episodio dell'espulsione ci ha aiutato, però mi è piaciuto come la squadra ha interpretato la partita, come è stata tranquilla, palleggiato, senza frenesie, senza patemi d'animo. Secondo me siamo stati, come hai detto tu, perfetti, soprattutto nell'atteggiamento. Tutto questo nonostante Valiente non in grandissima condizione, è piaciuto molto Salvemini sulla sinistra. No, guarda, secondo me Johnny ci ha dato veramente i tre gol che abbiamo fatto, tanto dipendono da lui, perché lui è uno bravo a svuotare e a far riempire dai compagni. Magari sotto porta oggi poteva fare un paio di gol, non è stato lucidissimo, però lui è un ragazzo che vive per la squadra, non vive per il gol, e questo per noi è importante. Bentornati qui in diretta sul canale 16 su Super J. Vi stiamo appunto raccontando l'ottava giornata di andata del campionato di eccellenza, in una giornata in cui si è segnato tanto. L'unico 0-0 è quello tra San Buceto e Penne, e allora ci racconta tutto nel servizio Luca Di Credico con le immagini di Mauro Iezzoni. Si alza il sipario alla Cittadella dello Sport per l'ottava giornata del campionato di eccellenza abruzzese. Il San Buceto, reduce dalla pesante sconfitta contro l'Arenato Curi Angolana in Coppa Italia, cerca il riscatto e lo fa contro un Penne sì distante 5 posizioni di classifica ma staccato di un solo punto, e che arriva dalla vittoria per 1-0 contro il San Salvo. La prima occasione della partita è dopo 14 minuti di gioco per il Penne. Da calcio di punizione spizza il pallone Nervini, favorendo il colpo di testa di Priori, blocca Lanziani anche se era già stato segnalato il fuorigioco. Dopo 6 minuti risponde il San Buceto con Andrea Marchioni, cross basso su cui arriva a rimorchio D'Angelo che impatta però male il pallone e lo spedisce abbondantemente largo sul fondo. Sull'onda dell'entusiasmo ancora Andrea Marchioni, al 26esimo si infiamma e parte largo sulla fascia sinistra, rientra sul piede destro ma colpisce malissimo la sfera e la manda larga. Ancora San Buceto dopo 3 minuti al 29esimo in forcing, gran botta da fuori di D'Angelo, D'Amico deve distendersi per togliere questa pallone dalla porta. Finisce 0-0, resiste il pari tra San Buceto e Penne nel corso della prima frazione. Vediamo dunque cosa è accaduto nei secondi 45 di gioco. Rientra bene il San Buceto dopo 4 minuti nel corso della seconda frazione, cross dalla destra su cui deve volare D'Amico per anticipare l'arrivo di Marchionne. Risponde il Penne all'ottavo minuto di gioco, gran giro palla degli ospiti, la sfera arriva tra i piedi del neoentrato pochi minuti prima Rocas, che calcia forte sfiorando il palo alla destra di Lanziani. Al 15esimo minuto della seconda frazione Ali si libera e lancia in profondità Davide Marchionne, fermato però in fuorigioco dall'assistente e sul rovesciamento di fronte cade in area. Dundulaki, l'arbitro anche in questo caso, dice che si può proseguire. Ancora Penne al 26esimo minuto, Capitan Reale si incarica di portare su la squadra e si libera al limite dell'area, il suo tiro però va solo vicino al palo alla sinistra di Lanziani e si spegne sul fondo.
è ispirato il Penne in questo secondo tempo e lo dimostra ancora al 31esimo minuto, forcing offensivo proprio degli ospiti, si libera una volta ancora Capitan Reale, il cui tiro viene prontamente deviato in calcio d'angolo dalla difesa del San Buceto. Nei minuti finali, partita che diventa sporca, 44esimo minuto, il cross di Rosati sul secondo palo viene raccolto e sul proseguio dell'azione viene chiesto un tocco di mano, il signor Troiani anche in questo caso dice che non c'è nulla e fa continuare. Tre minuti più tardi, sul finire della partita, si libera sul fronte opposto Cellucci in area, viene fermato però in fuorigioco dopo che aveva cercato di girare la palla verso la porta. Finisce 0-0, pareggio a reti bianche alla Cittadella dello Sport tra San Buceto e Penne, forcing in entrambi i tempi delle due compagini che non è bastato per sbloccare la gara. Termina dunque 0-0, un punto a testa per San Buceto e Penne. Mister, dopo la sconfitta pesante contro la Renato Curi Angolana ci si aspettava una risposta del San Buceto, oggi a livello psicologico possiamo dire che si è vista la reazione nel primo tempo, eravate entrati molto bene, finisce 0-0, questo è il quinto risultato utile consecutivo per voi, il terzo pareggio di fila. Sì, sono contento per la reazione che i ragazzi hanno avuto, me lo aspettavo perché so il valore umano che ho a disposizione. Mi è piaciuta la squadra soprattutto il primo tempo, l'approccio è stato molto aggressivo, purtroppo finalizziamo poco, però insomma queste sono partite anche complicate contro un avversario organizzato, quindi mi tengo il punto e faccio un applauso ai ragazzi, da domani, da martedì subito al lavoro e quindi proseguiamo il nostro cammino di crescita. Sì, possiamo dire che l'unica cosa che forse è mancata oggi è stata la fase di finalizzazione, i passaggi ci sono stati, quando eravate all'interno dell'area mancava un po' la pulizia nell'ultima occasione dei vostri attaccanti. Esatto, sì, purtroppo se non facciamo gol le partite non si vincono e poi sono partite pericolose, quindi bene così perché mi interessava la reazione, mi interessava che i ragazzi fossero quelli di 10 giorni fa, quindi sono contento. Mister, dopo la vittoria che vi aveva visti portare 3 punti a casa contro il San Salvo, oggi finisce 0-0, partita sempre in bilico, nel secondo tempo potevate arrivare al gol che avrebbe sbloccato la gara. Sì, ma è una partita difficile su un campo difficile e sapevamo che il San Buceto comunque in casa era imbattuto, un campo consumato, quindi una palla molto veloce, loro si allenano, magari sono più abituati. Era questa la gara, abbiamo avuto quelle due occasioni, anche loro, partita equilibratissima, lo 0-0 ci sta tutto. Sì, e tra le certezze della sua squadra rimarco ancora una volta Capitan Reale, che anche dopo il fallo subito nella loro tre quarti si è rialzato, comunque ha avuto un'altra occasione dal limite dell'area, sempre presente nel gioco del Penne. Assolutamente sì, ma come tutti, è stato l'impegno da parte di tutti, il capitano ha fatto la sua parte come sempre, per noi è un giocatore fondamentale, non sarebbe il capitano insomma. Il secondo pareggio di questa 8ª giornata d'andata è quello tra San Salvo e Montorio 88, terminata con il risultato di 1-1, ci racconta tutto nel servizio Fabrizio Dulisse con le immagini di Claudio Senerchia. A San Salvo il delicato scontro salvezza termina con un punto a testa e onori inviolati, al termine di una partita combattuta anche in condizioni meteo difficili nella ripresa. Al 12esimo proteste reiterate dalla panchina del Montorio, tanto da provocare l'espulsione di De Amicis, allenatore dei giallorossi. Il signor Di Rocco giudica come eccessive le parole usate nei suoi confronti. Un primo tempo non emotivamente brillante vede al 38esimo il Montorio cercare il bersaglio grosso, con un destro da fuori di Di Marcello che termina alto. La seconda frazione inizia con una conclusione di controbalzo ad opera di Mosca. La pioggia battente diventa protagonista e il San Salvo sembra più arrembante, chiudendo un'azione offensiva con il colpo di testa di Alberico, che non risulta una minaccia fuori portata per il Montorio. Gli ospiti tutelano la tre quarti, ma da palla inattiva spaventano Cattafesta tramite un'incornata aerea di poco fuori.
Al 32esimo presunto rigore per il San Salvo dopo un duello serrato all'interno degli ultimi 16 metri, non convalidato dall'arbitro. È un'alternanza imperfetta di azioni. Il Montorio chiude la sua manovra con un tentativo largo di testa targato Marin. Poco dopo si infiammano le polemiche a direzione del signor Di Rocco, quando durante una mischia imponente in aria il San Salvo passa in vantaggio, ma l'arbitro vede una carica sul portiere Teramano, annullando la rete locale. L'episodio chiave si manifesta poco dopo, uno slalom di Polisena che si guadagna il penalty. Dal dischetto lo stesso numero 9 locale è freddissimo a piazzare la sfera e portare avanti nel punteggio i suoi, proprio a pochissimi minuti dal termine. Nel recupero il Montorio però trova il pari dopo una palla in verticale che termina sui piedi di Marin, che d'interno batte Cattafesta 1-1. Dai successivi bollenti spiriti gli ospiti finiscono in 10, causa l'espulsione scellerata di Marcello. Game over, che decreta il pareggio ottenuto dalle due squadre che muovono le rispettive classifiche alla ricerca della salvezza. Dopo gara con Edmondo De Amicis, tecnico del Montorio 88, veniamo subito all'episodio che ti ha visto protagonista, mister, l'espulsione. Hai esagerato nei toni oppure l'arbitro ha avuto una scelta eccessiva? Sono andato fuori dall'area tecnica, effettivamente c'era il giallo, però poi cioè non mi ha dato tempo di rientrare, perché praticamente non ho fatto in tempo a rientrare nell'area tecnica e mi ha dato subito il secondo. Io stavo chiarendo con lui, stavo fuori dall'area tecnica, è vero, non ho fatto in tempo a rientrare, mi ha dato subito il secondo. Vabbè, che devo dire, purtroppo è così, ma da sempre è così con me, però molto probabilmente la colpa è la mia, perché se ci capito sempre io, molto probabilmente la colpa è la mia. Però dai, non parliamo di questo, voglio parlare della partita, perché mi hanno fatto veramente una grandissima partita, grandissima prestazione. E avrei detto punto meritato, mister. Avrei detto la stessa cosa anche se avessimo perso, perché è vero che il San Salvo ha buttato sti palloni lì, però il mio portiere non ha fatto neanche mezza parata, cioè non c'è stata un'occasione. Neanche noi effettivamente, però noi si veniva da un momento un po' delicato. Dopo le 8 sberle di mercoledì col Castelnuovo avevo chiesto una reazione che c'è stata fino in fondo, cioè oggi veramente c'è da essere contenti e di ripartire da questa grande prova, insomma, un campo difficilissimo contro una buonissima squadra. È vero, un punto secondo me strameritato per quello che si è visto in campo, anche se raggiunto in quelle condizioni, con un uomo in meno, mi sembra, no, eravamo 11 contro 11. Sono veramente contento, peccato per la mia espulsione, però ci devo fare l'abitudine, perché mi rendo conto che è così, se no devo lasciare, dico no, prendete un altro allenatore, perché sono sempre nell'occhio del mirino. Mi dispiace per il Montorio Calcio sinceramente, perché non se lo meritano, però vi ripeto, oggi veramente non ho fatto niente per meritarmi questa espulsione, però rimarchiamo la prestazione della squadra. Mister Manes, tecnico del San Salvo, avevate assaporato la vittoria con il rigore del vantaggio, poi la beffa sul finale. Nella sua opinione meritavate qualcosa in più in termini di risultato? Ma noi siamo abituati a vedere quello che ci dà il campo oggi ha detto questo, abbiamo fatto 1-1, divisione della posta, e dobbiamo accettare per forza quello che ci dà il campo. Altre volte siamo stati premiati alla fine, stavolta no, quindi una equa distribuzione dei punti, però certo eravamo andati in vantaggio, quindi pensavamo di portarla a casa così la partita, con 1-0, invece così non è stato. Abbiamo visto subito in campo il neo arrivato Alberico. Che apporto può dare alla causa del San Salvo, mister? È quello che si è visto oggi. Quando è entrato ci ha dato una grande mano lì davanti, è un ragazzo che conosco bene, voleva fortemente venire con noi lo volevamo, e quindi la squadra ne ha beneficiato il secondo tempo, perché la qualità del gioco il secondo tempo è migliorata, e niente, quindi ripartiamo da lì, muoviamo la classifica, non ci soddisfa appieno non aver vinto, però ci sono anche gli avversari, quindi vanno rispettate le squadre e va rispettato quello che ci dà il campo. E andiamo adesso a Pescara, dove la Folgore ha battuto nettamente 5-1 il Lanciano, ottenendo la quarta vittoria e soprattutto confermando il terzo posto in classifica. Ci racconta tutto Cristian Carchesio con le immagini di Massimo Lupacchini.
A distanza di 4 giorni il San Marco di Pescara ospita nuovamente il Lanciano dopo la gara di Coppa. La squadra rossonera torna ad affrontare la Folgore per vendicare la sconfitta di mercoledì ed interrompere la striscia di 3 sconfitte consecutive. Il Delfino invece arriva alla sfida in un ottimo stato di forma sia fisica sia mentale e lo dimostra già nei primi minuti di gioco. Al decimo i biancazzurri passano subito in vantaggio con il rigore trasformato da Barenecea dopo il contatto tra Diaz Crespi e De Amicis. La Folgore continua a spingere e va vicina al raddoppio con Andreassi. Puddu è bravo a dirgli di no, ma qualche minuto più tardi il numero 30 non sbaglia. Azione rapida sulla destra con Martella che chiude lo scambio lungo trovando il compagno tutto solo in area e il piazzato si infila all'angolino. Dopo aver deciso la sfida di Coppa, dunque Andreassi punisce ancora il Lanciano. Reazione rossonera affidata ad Arboleda che si libera lo spazio per il sinistro ma è sfortunato perché la conclusione termina sul palo. Sulla prosecuzione dell'azione Oddi lamenta un colpo da parte di Barenecea all'interno dell'area ma per il direttore di gara è tutto regolare. Allo scadere della prima frazione il Lanciano si fa trovare di nuovo scoperto e Puddu deve superarsi sul tiro di Diaz Crespi. Per l'attaccante argentino l'appuntamento con il gol è solo rimandato al secondo tempo. All'undicesimo brutto errore di Ucci che a pochi metri dalla porta regala il pallone ad Andreassi e il centrocampista è altruista nell'assist per Diaz Crespi che realizza con freddezza. Nella parte centrale del secondo tempo il Lanciano con orgoglio prova a rientrare in partita. Al ventunesimo gli ospiti recuperano palla nella tre quarti avversaria e Arboleda arriva al tiro da posizione defilata trovando la deviazione di Pierandrei. Sul seguente calcio d'angolo, De Min cerca la girata volante che si infrange su un difensore. I rossoneri chiedono un fallo di mano, ma anche stavolta l'arbitro non concede il calcio di rigore. Al 27esimo, protagonista ancora De Min, che stavolta sfrutta il cross tagliato di Arboleda e accorcia le distanze, anche grazie alla complicità dell'uscita a vuoto di Pierandrei. La Folgore però impiega solo 4 minuti per tornare a più 3, ennesima gran giocata di Di Renzo, uno dei migliori in campo, imbucata per Diaz Crespi che appoggia al centro per l'accorrente napoletano, anche l'esterno entrato dalla panchina è freddo davanti a Puddu e cala il poker. Arboleda prova a caricarsi sulle spalle il Lanciano, quantomeno per rendere meno amara la sconfitta. Al 42esimo offre un bellissimo filtrante a Rossi, ma Pierandrei si salva con i piedi. Passano pochi secondi e i rossoneri rimangono in 10 per l'espulsione di D'Amicis, che viene anticipato da Napoletano e lo colpisce in pieno volto. Nel recupero c'è tempo anche per la quinta rete. Tutto nasce da un altro banale errore in uscita che spalanca la strada a Ferrante e Ciafardini, il quale realizza il suo primo gol in biancazzurro. Nonostante l'assenza di Ranieri, dunque, la Folgore realizza 5 gol, più di quelli messi a segno nelle precedenti 4 gare, ma soprattutto ottiene il sesto risultato utile consecutivo e si porta al terzo posto in solitaria. Mister, una bellissima vittoria, soprattutto state dando sempre più continuità ai risultati. Allora, risultati anche, di conseguenza forse, ma la cosa che è stata bella oggi è stata la continuità nell'interno della partita che non avevamo mai avuto fino adesso. È chiaro che la strada sembra buona, però in una partita come questa dove secondo me abbiamo fatto bene, abbiamo fatto delle cose che non vanno bene. I ragazzi già lo sanno, si sono resi conto in mezzo al campo, perché sul 3-0 non si può avere quell'atteggiamento lì e caricarsi di ammonizioni che sono poi pesanti nel corso dell'anno. Dobbiamo crescere ancora, possiamo fare meglio, dobbiamo fare meglio, e comunque è stata una bella partita perché il Lanciano è stata una squadra che sia mercoledì che oggi, al di là del risultato finale, è stata molto più in partita di quello che sembra. Mister, una sconfitta dal risultato largo, figlia soprattutto di parecchi errori tecnici, giusto? Sì, abbiamo sbagliato tanto e purtroppo questo è il risultato. Io credo che dispiace, perché noi siamo il Lanciano, però non ci dobbiamo cullare di questo, nel senso che quando vai in campo non è perché ti chiami Lanciano e hai vinto le partite, te le devi sudare e devi onorare sempre la maglia. Purtroppo ultimamente, a questo dico a partire da me, quindi non voglio trovare alibi, quindi secondo me adesso in questo momento dobbiamo solo fare quadrato. Io credo che sia la cosa più importante questa, ripartire da zero, fare quadrato tra tutti veramente è l'unica cosa che possiamo fare di buono. Dispiace per tutti, per i tifosi, per tutto l'ambiente, perché è un risultato che non ci piace assolutamente. Però adesso dobbiamo tirare fuori gli attributi. La strada è ancora lunga, nulla è precluso, quindi deve essere, purtroppo dobbiamo essere incazzati, perché se non ci incazziamo non andiamo da nessuna parte. Quindi
il percorso è ancora lungo e bisogna fare quadrato. Bentornati, siamo sempre in diretta su Super J, continuiamo questo racconto dell'ottava giornata di andata del campionato di eccellenza, andiamo al Pallozzi di Sulmona dove il Sulmona continua a vincere e a convincere, batte 2-1 il Mosciano e conferma il secondo posto in classifica. Ci racconta tutto nel servizio Matteo Falzon con le immagini di Gianluca Iezzoni. Rovidiana Sulmona per riprendere la corsa dopo la sconfitta nel derby di Celano. Il Mosciano per dare seguito alla serie di 5 risultati utili consecutivi. Formazioni pressoché confermate rispetto allo scorso turno di campionato. Un solo cambio per Antonio Mecomonaco che sostituisce lo squalificato di Gianfelice con il lettone Lotchikovs. Una sola variazione anche per il collega Guido Di Fabio. In avanti africani si riprende la maglia da titolare. Parte dalla panchina Ieli Canin. Buona cornice di pubblico sugli spalti del Pallozzi con diversi tifosi giallorossi presenti. La sblocca subito la compagine del presidente De Deo e tutto nasce al sesto da un recupero di Braghini che conclude dal limite. Mancini si oppone ma non può nulla sul proseguo dell'azione sulla stoccata ravvicinata di Morais. 1-0 e terzo centro per l'attaccante venezuelano che festeggia con i propri compagni. È in campo con il piglio giusto la squadra biancorossa che potrebbe raddoppiare in altre due circostanze nello spazio di poco. Mancini è provvidenziale sia su Morais al 14° che su Braghini un minuto dopo. La squadra di Mecomonaco gioca bene, il Mosciano commette qualche errore di troppo che fa arrabbiare il proprio allenatore. Altra svolta del match al 35°, Palladini già ammonito entra in contatto con Morais. Per il direttore di gara Paolini Di Chieti è un fallo che merita la sanzione disciplinare, che per il centrocampista giallorosso significa secondo giallo e conseguente espulsione. Vane le reiterate proteste degli ospiti che si ritrovano in inferiorità numerica. La squadra di casa prova ad approfittarne, al 39° combinazione tra Braghini e Morais, con conclusione di Colabella, il Mosciano si salva in angolo. Paradossalmente, seppur con l'uomo in meno, i giallorossi salgono di tono e dal 43° impegnano per la prima volta Marini, con Marcelli dalla distanza. Saggio delle qualità di Braghini al 46°, conclusione che termina sul fondo. Vicinissimi al pari gli ospiti al 48° con la punizione di Di Sante deviata in angolo. Nell'occasione si fa male alla spalla filosa che non rientrerà dagli spogliatoi dopo l'intervallo, al suo posto Basile. I primi minuti della ripresa sono di marca ovidiana, al terzo Gobbo Carrer conclude alto di poco dal limite, al nono arriva il raddoppio, sullo spiovente di Massarotti il colpo di testa di Capitan Puglielli inganna Mancini, 2-0, terzo centro in campionato, il primo su azione per il numero 7 di casa. Squadra ospite che a questo punto ha una grande reazione e con grande coraggio si spinge in avanti. Al 26° direttamente da rimessa laterale il colpo di testa di Di Sante sorvola di poco la traversa, mentre ghiotta la chance al 32° sempre per il numero 10 che conclude sull'imbeccata di Cala. Marini è attento e respinge. Soffre la squadra di casa e dal 35° il Mosciano sfiora ancora la rete in maniera casuale. Il rimpallo premia la pressione di Damiani, l'estremo di casa è super e riesce a mettere in angolo con un balzo prodigioso. Ci credono gli uomini del presidente Ciccioni che al 37° vedono premiati gli sforzi. Su azione d'angolo è decisivo il colpo di tacco di Alessio Casimirri, 2-1 e sfida riaperta. Di Fabio si gioca il tutto per tutto, dentro Ieli Canin al 42° per Marini, ma non ci saranno più occasioni nonostante i 5 di recupero. Esulta l'Ovidiana che torna al successo, il numero 5 in campionato dopo un ottimo primo tempo. Si ferma la marcia del Mosciano che però esce dal campo a testa alta. Mister Mecomonaco riparte subito dopo lo stop di Celano Lovidiana Sulmona, altra grande prova di Biancorossi e adesso la vetta che dista 2 punti con lo scontro diretto domenica prossima. Bene, bene oggi, siamo ripresi qualcosa che avevamo perso domenica, dove meritavamo molto di più. Abbiamo giocato contro una squadra secondo me forte, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove potevamo fare qualche gol in più, siamo rientrati il secondo tempo meno bravi del primo tempo, però comunque abbiamo avuto le nostre occasioni. Fatemi dedicare questa vittoria all'avvocato Paolini che in settimana ha perso la cara mamma. Ci tenevamo tutti, staff, società, tutti quanti a stargli vicino e quindi andiamo avanti adesso. Ecco, se le dico angolana a Città Sant'Angelo lei cosa mi risponde?
Rispondo che andiamo a giocare una partita importante come era importante quella di oggi contro una squadra fortissima costruita per vincere, ma sono convinto che noi diremo la nostra perché comunque anche noi possiamo fare bene, abbiamo una squadra ben costruita e quindi ce l'andremo a giocare con grande tranquillità. Mister Di Fabio, avete provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, partita difficile soprattutto dal 35esimo, alla fine siete riusciti ad accorciare ma poi la spuntata l'ovidiana. Paradossalmente il contrario, partita facile dal 35esimo perché fino all'espulsione non avevamo fatto sicuramente bene, 11 contro 11 avevamo sofferto sbagliando tanti palloni in mezzo al campo e concedendo ripartenze agli avversari che sappiamo la qualità che è davanti e infatti ci abbiamo preso anche gol. Poi dopo l'espulsione in 10 paradossalmente abbiamo più sofferto, abbiamo fatto bene gli ultimi 10 minuti del primo tempo, poi in secondo tempo abbiamo preso un gol, non so nemmeno ancora io come, siamo andati sotto il 2-0, però da lì in poi la squadra ha giocato, ci ha creduto sempre, abbiamo cambiato qualcosa e non abbiamo sofferto più, abbiamo creato 2-3 occasioni già prima del gol per accorciare le distanze e non abbiamo mollato, peccato perché forse per quello che ha fatto vedere soprattutto nel secondo tempo questa squadra avrebbe meritato anche in 10 il pareggio. E andiamo adesso al Fadini dove il Giulianova ha battuto nettamente 5-0 la Virtus Cupello, terza vittoria per i giallorossi che salgono a quota 12 punti in classifica. Ci racconta tutto nel servizio Fabio Talamonti con le immagini di Fabio Fedeli. Basta un tempo al Giulianova, il primo per l'esattezza, per fargli un sol boccone alla Virtus Cupello. Risultato importante quello maturato dai giallorossi al Rubens Fadini, un 5-0 con cui i giuliesi riprendono la corsa per la scalata alle prime posizioni. Cappellacci voleva risposte e tali sono arrivate, soprattutto per quanto riguarda il risultato, in attesa che ancora dal mercato qualcosa si sblocchi, soprattutto per quanto riguarda la situazione degli svincolati. Menzione per un giocatore quest'oggi, Nicola Palma, classe 2006, è autore di una tripletta. Per gli ospiti invece importante sarà lo scontro diretto della settimana prossima in casa con lo Spoltore. Cappellacci conferma 10 undicesimi dell'ultima gara, con la novità di De Vito al posto di Pastafiglia. Nei tre dietro, davanti conferma per Finizio vicino a Cesario. Ancora out i nuovi arrivati Tonelli e Carbonelli. Dall'altra parte Di Francesco si affida ad una nidiata di giovanissimi, guidati da Obodò e Stivaletta, out Lupo. Ospiti che partono bene mettendo in difficoltà la retroguardia locale, anche se senza particolari occasioni. Giulianova, che al primo vero affondo, sblocca il match. Minuto 8. Bella palla di Cesario per l'imbucata di Palma che trafigge Dicencio con un bel destro per il vantaggio locale. Ma è solo l'inizio del grande pomeriggio per il classe 2006. Al 17esimo occasionissima Cupello, gran giocata di Stivaletta che in piena area di rigore manda il pallone di poco fuori la porta difesa da Boccanera. Ma è un fuoco di paglia perché i giallorossi di Cappellacci continuano ad attaccare come al 18esimo con Finizio che si fa ipnotizzare da Dicencio. Raddoppio solamente rimandato al 26esimo, eccolo la doppietta di Palma che batte nuovamente Dicencio con un bel destro al volo. Finita qua, ma che? Il 3-0, ma soprattutto tripletta del classe 2006, cioè al minuto 31. Dicencio è super su Finizio, sulla ribattuta, Palma è il più lesso ad arrivare sul pallone per il più facile dei gol e quarto gol in campionato. Al 34esimo Giulianova vicino al poker, prima con Cesare e poi con De Vito sul successivo angolo. Cupello che torna a farsi pericoloso al 38esimo con un tiro di Irace. Poker dei padroni di casa che arriva però a ridosso dell'intervallo, grazie ad un bellissimo pallonetto di Finizio. Seconda frazione che riparte con un cambio tra le file del Giulianova. Dentro Giglio per Federico Di Paolo, con Di Domenico Antonio che lo segue a ruota. Al nono ospiti vicino al gol, sempre con Stivaletta. Gran tiro del 9 della Virtus, si supera a Boccanera. Pokerissimo vicino per i padroni di casa con Cesario e Di Domenico Antonio al 13esimo. Cambi anche per gli ospiti con Berardi e Petti dentro. Ritmi che si abbassano e occasioni che ovviamente latitano. Il 5-0 però arriva al minuto 43 ed è una perla di Di Domenico Antonio che batte per la quinta volta di Cencio con un bellissimo pallonetto. Giulianova che sale così a quota 12 in classifica e settimana prossima altro match al Fadini col San Buceto, l'ex del Grosso. Cupello, come già detto, ospiterà lo Spoltore in uno scontro salvezza cruciale. Siamo una squadra adesso noi? No, facciamo fatica nella gestione della palla, facciamo fatica a creare, facciamo fatica anche a difendere e quindi siamo una squadra che ha bisogno di lavorare, di migliorare, ma di migliorare tanto. Perché anche oggi non è che dobbiamo fare salti per aria, è vero che abbiamo vinto 5-0, ma
non c'è un po', credo. Il Cupello comunque è stata come sempre in partita, ha fatto degli errori, chiaramente, no? Perché poi ci sta anche la qualità. Certamente Giuliano ha giocatori che sulla carta sono giocatori per essere una squadra forte, però non lo dimostrano. E quindi oggi la partita è andata così, poi trovi dei gol e tutti siamo contenti, però non abbiamo ritmo, non abbiamo grande fisicità, sul corpo a corpo facciamo fatica, quindi niente di particolare, siamo contenti, no? Ci mancherebbe, vinci, avrei preferito vincere 1-0 per quello che è stata la partita, però sono contento di aver vinto, che la squadra abbia vinto. Di sicuro però non è che mi possa esaltare, perché perché comunque la partita è sempre una sofferenza, non diamo mai la sensazione che siamo padroni del campo, che siamo una squadra che ha fatto 5 gol. Anche dopo il 4-0, siamo arrivati al secondo tempo, per dire 4-0 che era troppo, però comunque ci poteva stare che gestivi meglio la palla, correvi meno rischi. E poi ci può stare pure che non segni, però io credo che la gestione della palla sia sintomo anche di qualità della squadra. Siccome noi non ci riusciamo, e non è che non stiamo provando. La rosa la stiamo vedendo adesso, no? Quindi non è che. Però io adesso che debba dire sono contento, no? Sente va bene. Giuliano è più forte, quindi noi dobbiamo aggiustare qualcosina, perché rimanevamo uno contro uno e quindi non era possibile. Penso che per noi sarà molto difficile, quindi dobbiamo lavorare, dobbiamo essere più umili. Perché ad esempio noi con i due esterni, ripeto, rimanendo sempre, lasciando uno contro uno, l'abbiamo rischiato molto, ogni palla che veniva su lunga era un'occasione da gol, quindi i nostri due esterni che sono bravi, molto bravi, però dobbiamo cercare anche di fare la fase difensiva. E andiamo adesso a Capistrello, dove la capolista angolana ha battuto 2-1 la formazione di casa, primato confermato a quota 18 punti in classifica. Ci racconta tutto nel servizio Luca Di Giampietro. Testa coda al comunale, dove la capolista angolana cerca punti buoni per continuare il suo sogno estremamente verosimile, tanto che somiglia più ad una magnifica realtà. Eppure l'avvio, al cospetto di un Capistrello incidentato, risulta complesso, con il giovane Antonio Girolamo che al 14esimo incrocia bene ma non trova la porta per pochissimo. Al 20esimo però gli ospiti iniziano a mettersi in marcia con Hernandez, che viene frenato solamente da un gran salvataggio locale nei pressi della linea di porta. È l'inizio di una fase tutta targata angolana che porta subito Ceccani a mettere la freccia per i suoi. Vantaggio nerazzurro e Capistrello che sbanda. 29esimo, Moreo calcia dal limite e la palla impazzita manda in tilt Mario Di Girolamo, che però alla fine se la cava. 30esimo, calcio d'angolo per la spizzata di Santi Rocco che manda in porta Scurti, pescato però in fuorigioco millimetrico. 31esimo, Santi Rocco regala il gol a Carnevali, che davanti ai suoi ex tifosi si emoziona e deposita clamorosamente al lato. Recriminazioni ospiti quindi, che gli regaleranno un finale di partita al cardiopalmo. Ma andiamo per ordine. Quinto della ripresa, con Patanella conclusione e Mario Di Girolamo a sorprendente bagher pallavolistico. 19esimo, solito angolo al vetriolo di Marco Angolana, e sempre lui Ceccani castiga le velleità marsicane. 2-0 Adriatico, e Capistrello immerso nel suo torpore, e Santi Rocco, su suggerimento di Planamente, trasforma in un tris che il direttore di gara cestina per fuorigioco. Partita indirizzata definitivamente? Salustri e Aquino non sono per niente d'accordo e alla mezz'ora dialogano fra di loro, per concludere poi che la cosa migliore sia accorciare le distanze. Aquino gol e Capistrello ringalluzzito, che prova ad alzare i ritmi ma rischia al 33esimo quando Moreo trova la testa di Campale, imprecisa per fortuna dei palentini. Chiusura per Planamente, neo entrato in campo che al 43esimo prova a trovare il varco sul primo palo, ma Di Girolamo risponde alla garella e salva la propria porta. 5 minuti di recupero a nervi tesi, ma nelle due aree non succede più niente. Buon per la capolista. Dopo partita con Walter Cannadelli, allora, sei un po' amareggiato. Sì, sono amareggiato perché la mia squadra oggi ha giocato alla pari contro una corazzata quale l'angolana. Abbiamo preso 2 gol su calcio d'angolo, tra l'altro uno non c'era. E lì è scattata l'espulsione. Ammesso dall'arbitro a fine partita, che ha sbagliato,
due gol uguali abbiamo preso, poi la partita l'avete vista tutti, noi ce la siamo giocata fino alla fine, io ragazzi non gli posso dire niente, siamo una squadra giovane con tantissimi ragazzi forti, secondo me, che hanno un futuro, dobbiamo continuare a lavorare su questo e penso che possiamo toglierci grosse soddisfazioni. Bene il primo quarto d'ora e il secondo tempo, ci sono stati dei buchi però. Sì, certo, poi ci siamo un po' allungati perché volevamo pareggiare la partita, anche se poi il secondo gol ci ha tagliato un po' le gambe, però poi abbiamo fatto due cambi giusti e la partita la stavamo riprendendo. Io sono convinto che se continuiamo a lavorare e giocare così, prima o poi i risultati vengono, perché non è possibile. Mister Pierantoni, bella vittoria, ma potevate chiuderla prima. Esatto, una giusta analisi, potevamo chiuderla prima, abbiamo fatto rientrare in partita loro, merito a loro perché ci hanno creduto ed è merito nostro, però era l'importante vincere e abbiamo portato a casa la vittoria. Allora, essere capolista insomma è un onere, ma è ovviamente anche un onore, più gli spunti positivi o quelli negativi? Ma no, come sempre la analizzeremo domani la partita, però dai, potevamo fare sicuramente qualcosina in più, però ci sono sempre gli avversari che magari ti rendono la vita un pochettino più difficile, potevamo gestirla meglio come hai detto tu, però l'importante è che abbiamo vinto di nuovo. Allora, l'obiettivo comunque è crederci e provarci fino alla fine. Esatto, bisogna crederci, provarci fino alla fine, comunque è una squadra che ha fatto 9 vittorie su 11 partite. Volevamo dedicare questa vittoria poi a San Maciccia che purtroppo si è fatto male, continuiamo così. Per chiudere, la vostra avversaria, se dovesse leggere un'avversaria, una solamente? Ma ci sono squadre che stanno facendo bene. Una solamente, io metto sempre Giulianova sopra tutte, però complimenti anche alle altre squadre che stanno tenendo il passo, quindi sarà un campionato avvincente. Bene, proprio tutto per questa puntata d'Abruzzo d'Eccellenza, grazie per essere stati con noi e ci rivediamo domenica prossima, sempre solo su Super J. Ciao a tutti! Yeah!